Ciao amici di Mondo Fox, siamo a Cannes e qui seguiremo la 70esima edizione del festival, come leggete alle mie spalle, attraverso i video diari. Questo è il primo e vi racconto appunto la preapertura e l'apertura. Giornate un po' particolari perché diciamo che nei giorni precedenti, ma non solo, c'era stata un po' la minaccia degli attentati terroristici, tant'è che le misure di sicurezza sono aumentate drasticamente rispetto all'anno scorso. Questo però non ha bloccato questa manifestazione, che è una delle più importanti a livello cinematografico mondiale. Manifestazione che si è aperta con il film Le Fantôme d'Ismaël, con protagonista Marion Cotillard e Louis Garrel. Una doppia storia d'amore e di ricostruzione, perché dopo la perdita della prima moglie il protagonista cerca di ricostruirsi una vita al fianco di una nuova compagna, ma la ricomparsa della prima consorte destabilizzerà la situazione. Il film, come spesso accada, ha diviso la critica, ma non è stata l'unica reazione un po' particolare che c'è stata oggi. Infatti, durante la presentazione della giuria, la conferenza stampa che la giuria tiene ogni anno con i giornalisti, è venuto fuori un argomento molto discusso negli ultimi giorni. Stiamo parlando del caso Netflix. La piattaforma di streaming americana ha infatti due film in concorso e questi due film hanno suscitato non poco clamore. Per quale motivo? Semplicemente perché non avranno una distribuzione in sala, ma verranno appunto distribuiti solo su Netflix. Che cosa vuol dire questo? Che è un po' una novità per i festival del cinema, tant'è che il presidente della giuria, Pedro Almodovar, si è espresso in maniera molto netta quando gli è stato chiesto in conferenza stampa e fondamentalmente appunto ha detto che trova molto strano dover premiare dei film che poi non avranno una distribuzione tra virgolette canonica. Chi è invece del parere totalmente opposto è Will Smith, che fa parte della giuria e che ha raccontato come i suoi due figli, pur utilizzando ad esempio Netflix tutti i giorni, vanno comunque almeno due volte a settimana al cinema. E questo che cosa vuol dire? Semplicemente che Netflix in questo caso ha ampliato la possibilità e la fruizione dei prodotti cinematografici. Ma questa è soltanto una delle tante discussioni di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Nel frattempo ieri c'è stata la presentazione del trailer del film Emoji Accendi le emozioni, che sarà distribuito in Italia dalla Warner Bros. A partire dal 28 settembre. Noi abbiamo intervistato TJ Miller, che è la voce di Gene, il protagonista del film, e abbiamo giocato con lui. Okay. Yeah. All right, here we go. This is The Devil Wears Prada. No! I did it, Italy! I did it! Trovate l'intervista completa all'interno dell'articolo in cui è contenuto questo video e nel frattempo, se l'apertura è stata un po' freddina, ha diviso la stampa, ci aspettiamo grandi cose dal primo grande big in concorso, che è Wonderstruck di Todd Haynes. Questo era solo un assaggio, mi raccomando, continuate a seguirci su Mondo Fox per tutti gli aggiornamenti dal Festival di Cannes. Ciao amici di Mondo Fox, siamo ancora a Cannes, siamo qui per seguire la 70esima edizione del Festival del Film. Alle mie spalle una bellissima vista sul mare di Cannes e sulla Croisette, ma parliamo di cinema iniziando da Wonderstruck. Il film di Todd Haynes infatti è stato presentato ed è uno dei film in concorso più attesi, film che non ha assolutamente deluso la stampa, perché è stato apprezzato e accolto molto bene durante la proiezione mattutina. Piccola parentesi, sapete a che ora iniziano le proiezioni qui? Alle 8:30, ma significa che in alcuni casi bisogna mettersi in fila anche dalle 7. Comunque, chiusa parentesi, continuiamo a parlare del film con protagonista Julianne Moore. È un film che si divide in due. Per quale motivo? Perché sono due piani paralleli, due storie parallele di due bambini, una nel 1927 e l'altra negli anni 70, sempre a New York. Quella del 1927 è una sorta di film muto in bianco e nero. La protagonista infatti è una ragazza sordomuta e che vive questa avventura, arriva per la prima volta a New York cercando la mamma, che è interpretata da Julianne Moore. In contemporanea, negli anni 70, troviamo questo bambino che, visto che siamo tutti fan di The Walking Dead, sembra il figlio di Norman Reedus, ovvero di Daryl di The Walking Dead. Ma a parte questo, queste due storie poi si intrecceranno, non vi diciamo come ovviamente, altrimenti è spoiler, ma è tutto un gioco sul linguaggio, sul cinema muto, sulla la bellezza di poter parlare solo attraverso le immagini, senza l'utilizzo della parola. Un film commovente, vi piacerà sicuramente, e sicuramente Todd Haynes punta alla corsa verso gli Oscar, visto che il film in America uscirà a ottobre.
non solo cinema, a Cannes ovviamente, che è stata sempre una passerella di divi, a partire dalla nostra Monica Bellucci, che è la madrina di questa edizione, ha dato scandalo con un tango molto particolare, e hanno fatto scandalo e clamore anche Bella Hadid, come l'altro anno, e Emily Ratajkowski. Noi abbiamo passato la giornata anche con Cara Delevingne e Jeremy Scott di Moschino, che sono intervenuti per presentare la collaborazione che hanno avuto con Magnum, i gelati Magnum buonissimi. È stato presentato il nuovo gusto del gelato, noi eravamo lì, è stato un party un po' particolare perché diciamo molto pop, e c'era la possibilità anche di creare il proprio gelato, il proprio gusto, con dei gusti scelti da Cara e da Jeremy Scott. Ma la cosa interessante è che Cara Delevingne l'avevamo vista agli MTV Movie Awards, ha un look totalmente diverso, infatti ha rasato completamente i capelli e lo ha fatto per esigenze di copione del nuovo film che sta girando, e aveva questo cappello, questo basco alla francese con scritto Anarchy. E ovviamente la cosa più particolare, poi, se uno ci pensa, e la cosa particolare è che durante la presentazione si è alzata, ha preso il cellulare perché voleva fare le riprese anche lei, quindi sono quelle piccole cose che ti fanno capire che anche se sono divi e star, sono ragazzi tranquillissimi come noi, e soprattutto che hanno la stessa passione che abbiamo noi per i social network. Il prossimo film di cui vi parleremo è Okja, con protagonista Jake Gyllenhaal. Siamo sicuri che ci sarà molto da dire al riguardo, non solo a livello tecnico del film, ma perché è uno dei film che ha dato scalpore qui al Festival di Cannes, come vi raccontavamo nel video diario precedente, perché è il primo dei film distribuito da Netflix che verrà presentato. Vedremo come andrà domani, continuate a seguirci sia sui social sia sul mondo Fox per tutte le informazioni e gli aggiornamenti dalla Croisette. Di Mondo Fox, siamo al Bowly Beach, che è una delle spiagge di Cannes. Io non riesco a smettere di dondolarmi su queste bellissime sedie. Come vedete dietro di me sempre il mare, che noi critici e giornalisti cinematografici non riusciamo mai a andare perché abbiamo tantissimi film da vedere. Parlando di film, qui in questo evento, se sentite la musica di sottofondo, non fatevi ingannare, non siamo in discoteca, in realtà è un cocktail di presentazioni. In questo caso della Focus ha presentato i film che vedremo nell'anno prossimo, i film di punta, che poi insomma è una collaborazione con la Universal, quindi tutti i film che vedremo al cinema. Il primo è Atomica Bionda, con protagonista Charlize Theron, in cui è stata mostrata una clip in esclusiva, una figurette, e poi sono stati presentati altri film, tutti storici dobbiamo dire. Il primo è con Judi Dench nei panni della regina Victoria e in una veste molto insolita della regina, una delle regine più famose d'Inghilterra. Presentato anche il film con Rooney Mara, scusate se continuo a dondolarmi nel frattempo, presentato anche il film con Rooney Mara e Joaquin Phoenix, che tornano insieme a recitare dopo Her. E il film è la storia di Maria Maddalena, infatti si chiama proprio così. Rooney Mara interpreta Maria Maddalena, mentre Joaquin Phoenix interpreta una versione molto diversa da quella che abbiamo visto fino adesso di Gesù. Altro film presentato è quello su Winston Churchill, insomma tutti i film storici che non vediamo l'ora di vedere. Ma parlando sempre di film, avevamo accennato nei video diari precedenti, qui impazza la questione Netflix. E che cosa è successo? Oggi è arrivato il primo film targato Netflix, che è Okja, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Tilda Swinton. E che cosa è successo durante l'anteprima per la stampa della mattina? Che fondamentalmente metà della sala non riusciva a vedere il film perché il sipario della sala non era salito fino al luogo in cui doveva salire per mostrare tutto lo schermo. Perciò la maggior parte dei giornalisti ha visto Tilda Swinton solo a metà. Che sia una coincidenza? Non siamo così sicuri, proprio perché è il primo film di casa Netflix che è stato presentato ed è in concorso, tant'è che Pedro Almodóvar, il presidente della giuria, come vi avevamo accennato nelle puntate precedenti del nostro video diario, non ha proprio questa grande passione, non è molto contento del fatto che film che non arrivino in sala effettivamente possano essere premiati.
A questa critica ha risposto Tilda Swinton in conferenza stampa, perché prima c'è andata leggera dicendo: ma noi non siamo qui per vincere premi, siamo qui per presentare a un pubblico più vasto il film. E poi c'è andata un pochettino più pesante dicendo: ma in realtà quanti sono i film che i giornalisti e gli addetti ai lavori vedono qui al Festival di Cannes e che poi non raggiungono mai le sale cinematografiche? E noi ci sentiamo di dire che Tilda Swinton ha proprio ragione. Okja ci è piaciuto e adesso vedremo come andrà. Nel frattempo mi raccomando, continuate a seguirci su Mondo Fox e sui nostri canali social per seguire tutti gli aggiornamenti dalla Croisette e dalla 70esima edizione del Festival di Cannes. Ciao amici di Mondo Fox, siamo sempre a Cannes, oggi il video diario è all'interno del Palais che ieri è stato evacuato per via di una pacco sospetto, un allarme bomba c'è stato. Noi giornalisti ci siamo spaventati parecchio perché eravamo in fila per vedere il film delle 7:30 di Michel Hazanavicius, cosa che non abbiamo potuto vedere proprio per questo allerta. Fondamentalmente sembra essere stato uno zaino lasciato da qualcuno un po' maldestro, incustodito, e quindi hanno evacuato tutto il palais, cioè diciamo questo piano, il piano terra, la sala stampa no. Evidentemente i giornalisti sono vittime sacrificabili, però a parte questa battuta, insomma, per sdrammatizzare un po' la tensione che abbiamo effettivamente provato ieri, diciamo che per il momento continua ad andare tutto bene, speriamo che continui così. È stato presentato il secondo film di Netflix, nel frattempo sempre in concorso, e si tratta del film di Noam Baumbach, The Meyerowitz Stories. Sicuramente ho sbagliato una delle due pronunce, ma mi perdonerete. Il film ha come protagonista un cast d'eccezione, in realtà: Dustin Hoffman, Emma Thompson, Ben Stiller, Adam Sandler, insomma un grande cast di attori internazionali, di grandi star di Hollywood che hanno calcato qui il Monte des Marches, che è il red carpet qui al Festival di Cannes, anche il photocall, insomma noi li abbiamo intravisti mentre salutavano e passavano per andare in conferenza stampa. Il film ci ha convinto in parte perché ricorda il primo Woody Allen e i film di Wes Anderson. L'unico problema è che vederlo alle 8:30 di mattina è effettivamente un problema tecnico, nel senso che la loro parlantina, la parlantina degli attori è micidiale, perché è veloce, è rapida, è frizzante, è molto interessante, però alle 8:30 di mattina, quando uno dorme solamente 2 ore perché ha lavorato, non pensate perché siamo andati alle feste, insomma può creare qualche difficoltà. Oggi invece è stato presentato anche l'unico film italiano nella selezione ufficiale, cioè in Unsent Regard, ed è il film di Sergio Castellitto, Fortunata, scritto dalla moglie Margaret Mazzantini, con protagonista Jasmine Trinca e un eccezionale Alessandro Borghi, che ci regala un altro ruolo veramente da incorniciare. E assomiglia un po', quando ho visto il poster, vi devo dire la verità, sempre voi fan di Walking Dead, mi rivolgo a voi e non solo, sembrava Jesus, ha i capelli lunghi esattamente come il personaggio della nostra serie TV preferita, una delle nostre serie TV preferite ovviamente. Quindi tantissimi attori, tantissimi film e tantissime feste a cui noi forse a qualcuna siamo invitati, qualcuna no, però ve le racconteremo anche quelle. Vi raccomando, continuate a seguirci sempre su Mondo Fox. Amici di Mondo Fox, siamo sempre a Cannes e oggi è un video diario un po' particolare, voglio farvi vedere da vicino il backstage di questo festival. Allora, quello che vedete alle mie spalle, con scritto Cannes 70, è la postazione del photocall. Che cos'è un photocall? Un photocall è dove le star dei film che vengono presentati poi alla stampa la mattina e diciamo al pubblico la sera, appunto fanno le foto, si mettono lì, e di qua alle mie spalle ci sono i fotografi. Ora abbiamo anche il sole in faccia e quindi non si vede bene. Però comunque questa è la passerella poi che fanno le star, gli attori. E in questa passerella vi racconto i film di oggi. Allora, una cosa molto carina è stata la presentazione di un film che si chiama How to Talk to Girls to the Parties, ovvero come parlare alle ragazze ai party, che vi può dare un'idea di un film adolescenziale, giovanile, quello che sia. In realtà è in parte così, perché è in parte una ribellione punk, in parte è non una ribellione punk, è tutt'altro, perché ci sono gli alieni di mezzo coinvolti. Protagonista di questa storia è Elle Fanning, insieme a una Nicole Kidman davvero come non l'abbiamo mai vista. Infatti è in versione
punk. Di questo film poi la cosa più divertente qual è stata? Abbiamo fatto anche il party, cioè visto che si parla di party, giustamente da giornalisti dovevamo vedere come si parla ai ragazzi ai party, no? Come ci hanno parlato, in realtà ci hanno parlato, sono stati anche molto simpatici, hanno fatto addirittura un concerto punk, vedete le immagini, dove anche Elle Fanning si è scatenata, e non solo Elle Fanning, anche il regista John Cameron Mitchell. Ma continuiamo su questo tappeto rosso, che è quello che percorrono le star per arrivare poi alla conferenza stampa. Come vedete dietro c'è sempre il fotocall, sembra un po' un country club, un golf club con tutta questa... prato finto alle mie spalle. Comunque, a parte questo, altro film presentato nella giornata è un altro film con il protagonista Nicole Kidman, in questo caso una veste molto diversa dal precedente, in cui appunto abbiamo detto è una matrona punk. In questo film è a fianco di Colin Farrell, Colin Farrell che però questa mattina non ha percorso questa strada che vedete qui, questo tappeto rosso, perché non si sa dove fosse, non lo sappiamo, forse è stato male o forse semplicemente si è divertito più di noi la sera prima a una festa, non la nostra, e quindi ha fatto il red carpet solo serale per la presentazione del film, che è stato accolto con una divisione netta della stampa, cioè chi l'ha odiato profondamente e chi ha detto che è il nuovo Shakespeare. Anzi, se Shakespeare fosse nato in questi giorni probabilmente avrebbe scritto un film del genere. Nel frattempo vi faccio vedere alle mie spalle queste strutture che vedete qui dietro, sono dove la TV francese e ufficiale del festival intervista gli attori prima di entrare nella sala stampa, che è qui dietro, dietro il palais. Questo è il palais, dice Jasmine Trink, ancora credo che sia facendo le interviste dalla stampa internazionale. Quindi questo è un primo backstage dal Festival di Cannes, che sta arrivando al giro di boa. Domani verranno presentati altri film, voi restate collegati con noi su Mondo Fox per scoprire quali sono, e tantissime altre novità dalla Croisette e non solo. Ciao amici di Mondo Fox, oggi Cannes, siamo sempre qui a Cannes, al Festival di Cannes, e oggi si festeggiano i 70 anni di questa kermesse francese. Come vedete alle mie spalle sono tantissime le macchine degli ospiti di oggi. Per quale motivo? Perché dalle immagini che state vedendo in questo momento vi rendete conto che praticamente tutta Hollywood o quasi è qui per festeggiare i 70 anni di questo festival, uno dei più importanti a livello mondiale nel mondo del cinema. Fate un nome ed era qui, da Monica Bellucci a Paolo Sorrentino, passando per Nicolas Winding Refn, Charlize Theron, tutti, c'erano veramente tutti gli attori di Hollywood e non solo. E in questo foto, dal fotocall che vi abbiamo fatto vedere ieri, poi tra parentesi, hanno scattato questa immagine che sarà un po' il ricordo e l'emblema di questa 70ª edizione. Un'edizione che, come vi abbiamo raccontato, non è stata priva di polemiche adesso che è passata quasi una settimana dall'inizio. Due sono state le polemiche fondamentali: la prima è Netflix, che vi abbiamo già raccontato, la seconda invece è legata a Twin Peaks. Twin Peaks perché verranno presentati ufficialmente i primi due episodi qui a Cannes il 24 maggio, ma sappiamo che molti di voi l'hanno già vista. E per quale motivo? Perché è stata presentata negli Stati Uniti il 21, però in Italia sono state rese disponibili le prime due puntate la mattina del 21, quindi prima dell'anteprima americana, e questo ha creato non pochi problemi. Noi non le abbiamo ancora viste, ma quando le vedremo ne parleremo qui sul nostro video diario da Cannes 70. E vogliamo farvi notare anche un'altra cosa, perché è vero che qui si parla di cinema, di divertimento, di intrattenimento, ma si tiene conto anche delle cose serie che accadono nel mondo, come l'evento tragico che è successo a Manchester, l'attentato che è stato ricordato con un minuto di silenzio alle 15. È stato anche molto commovente perché tutta Cannes si è fermata proprio per rispettare questo minuto di silenzio. Noi comunque ci sentiamo domani nel nostro consueto video diario da Cannes. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi sui nostri canali social e sul nostro sito Mondo Fox. Ciao amici di Mondo Fox, oggi vi porto in un altro angolo del Palais qui al Festival del Cinema di Cannes, e si tratta del mercato, ovvero del marché, come potete vedere alle mie spalle. Che cos'è il marché? È il vero e proprio mercato del cinema, ovvero gran parte dei titoli che vedrete da qui alla prossima stagione cinematografica, i diritti vengono comprati proprio qui, all'interno di queste mura, di questo corridoio fucsia, viola, anzi scusate che è il colore un po' di questa edizione. Un'edizione che finalmente ha un film in
concorso per cui che a me personalmente è piaciuto moltissimo. Sto parlando del film con protagonisti Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst e Elle Fanning. Sì, alcuni di loro li abbiamo visti spesso ultimamente in questa edizione, in questa 70esima edizione del Festival di Cannes. Il film è stato accolto in maniera positivissima, con tantissimi applausi alla fine della proiezione stampa, ed è un film che è piaciuto particolarmente alle donne. Per quale motivo? È la storia che è stata già adattata in un film di Clint Eastwood negli anni 70, ma che non aveva avuto molto successo. Siamo sicuri che questo film, che verrà distribuito a settembre dalla Universal, avrà sicuramente un riscontro diverso. È una storia che ci porta negli Stati Uniti durante la guerra civile, durante lo scontro fra Yankees e Confederati. Colin Farrell interpreta un soldato Yankees che, ferito, viene trovato da una ragazza che fa parte di un collegio formato da pochissime studentesse, che è una casa di Nicole Kidman, che ospita appunto queste ragazze durante la guerra. Fra queste ragazze la più grande è Kirsten Dunst, e subito dopo c'è Elle Fanning. Insieme a Nicole Kidman creeranno una sorta di triangolo barra quadrato sentimentale, proprio perché che cosa succede? Colin Farrell, ferito a una gamba, guarisce, vuole rimanere in quella situazione che è ottimale, non vuole tornare in guerra. E che cosa fa? Comincia a sedurle una dopo l'altra. Non vi raccontiamo come finisce, però vi posso dire che non bisogna mai mettersi contro le donne, e che in certi casi sarebbe meglio tenerlo nei pantaloni. Ora, a parte questo commento poco tecnico magari, però è un po' il messaggio del film di Sofia Coppola. Come vi dicevo, i nostri colleghi giornalisti, non tutti, non l'hanno proprio preso benissimo, mentre le donne erano tutte, insomma, molto solidali alla causa sposata da Sofia Coppola. Domani finalmente avremo l'opportunità invece di vedere Twin Peaks anche qui a Cannes, non vediamo l'ora di parlarvene, quindi mi raccomando, continuate a seguirci sia sui nostri canali social sia su Mondo Fox. Ciao amici di Mondo Fox, siamo ancora a Cannes, la stanchezza comincia un po' a farsi sentire e si vede soprattutto sul volto, ma siamo felici perché oggi finalmente è il Twin Peaks Day anche a Cannes. Quello che è diventato un po' un caso, come vi avevamo raccontato nei video diari precedenti, diciamo che ha avuto la sua conclusione più felice proprio qui al Festival di Cannes. Per quale motivo? Voi sapete che le prime puntate sono andate in onda negli Stati Uniti, distribuite appunto da Showtime, e che cosa è successo però? Che la mattina del 21 in Italia, quindi prima degli Stati Uniti, prima della premiere ufficiale mondiale, sono stati caricati su Sky On Demand, se non sbaglio, e Now TV, i primi due episodi, quindi molti di voi lo sappiamo, li hanno visti con largo anticipo, e se considerate che a Cannes sono arrivati con ben 4 giorni di ritardo, potete immaginarvi come questa sala, quella che vedete alle mie spalle, cioè la sala del 60esimo, questa mattina ovviamente era vuota. Perché era vuota? Non vuota, però insomma non era pienissima, proprio perché molti, diciamo che mezzi più o meno leciti, lo avevano visto più o meno quasi tutti i giornalisti presenti. Noi abbiamo aspettato, però l'abbiamo vista in diretta, ci è piaciuta tantissimo, e David Lynch finalmente è tornato con tutto il suo stile più inquietante che mai. Io mi sono spaventata a morte, sono saltata sulla sedia almeno 3 volte solo nel primo episodio, quindi se non l'avete ancora visto, guardatelo. Ovviamente, perché sto parlando qui? Perché alle mie spalle vedete degli yacht, ma anche quelli che vedete nelle immagini, diciamo che sono per tutti gli ospiti che non sono invitati ufficialmente al festival, quindi che non hanno film in concorso o fuori concorso, tutti quelli che vengono invitati per gli eventi e i party che vi abbiamo mostrato nei video diari in questi giorni, alloggiano negli yacht. Yacht bellissimi, quelli più belli ovviamente sono ormeggiati a distanza, non sono nel porto, come potete appunto vedere. Perché? Perché si gode di una vista bellissima di Cannes, e poi soprattutto perché sono lontani anche dagli occhi indiscreti dei giornalisti e non solo. Comunque oggi è stata anche la giornata di Robert Pattinson. Ve lo ricordate, il vampiro sbrillucicante di Twilight? Beh, vi possiamo dire che in questo film, Good Time, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes, sicuramente non vi deluderà. Oltre al fatto che è totalmente diverso rispetto a quando interpretava appunto Edward, ma è molto bravo e
c'è anche il rischio che il film venga notato dalla giuria, rischio positivo ovviamente, e venga premiato, perché è l'unico film in realtà più sperimentale degli altri. I riferimenti a Refn non sono solamente nella colonna sonora, ma anche nei titoli al neon, che ricordano appunto The Neon Demon e Drive. Ma Robert Pattinson, ma diciamo la verità, non c'è un'edizione del Festival di Cannes in cui c'è Robert Pattinson, in cui c'è anche Kristen Stewart, perché qualche giorno fa ha presentato il suo primo corto, Come Swim, corto da regista, e a distanza di pochi giorni arriva Robert Pattinson. Ora, noi sappiamo che non stanno più insieme perché hanno una vita, diciamo, privata, separata adesso, però secondo me c'è sempre del tenero fra di loro. E poi soprattutto la cosa interessante è che Robert Pattinson recentemente aveva dichiarato che non gli sarebbe dispiaciuto tornare a vestire, diciamo, gli abiti e i panni di Edward Cullen e quindi ritornare a girare e a lavorare con Kristen Stewart. Noi siamo molto curiosi, chissà se questa cosa la faranno mai e se eventualmente la presenteranno proprio qui al Festival di Cannes, dove i due sono diverse edizioni in cui arrivano e sono sempre insieme, anche se hanno film diversi in concorso o presentano comunque opere differenti. Ciao amici di Mondo Fox, siamo all'interno dell'Italian Pavilion che vi faccio vedere. Molto psichedelica questa versione 2017 di Cannes 70, che continua con i film in concorso. Oggi è stato presentato il film con protagonista Diane Kruger, In the Fade. C'è già chi ha urlato al premio per la migliore interpretazione femminile, proprio della Kruger. L'interpretazione della Kruger è una delle migliori di questa 70esima edizione del Festival di Cannes, e nel, appunto, in questo film interpreta questa moglie, questa madre che perde appunto il figlio e il marito durante un tragico attentato terroristico. Un evento che aveva commentato l'attrice già presente qui al festival per l'incontro Women in Talk, ovvero delle conversazioni sul cinema e sull'impegno delle donne all'interno dell'entertainment, nel mondo dell'entertainment, e una conversazione sul cinema e sull'impegno delle donne all'interno del mondo dello spettacolo, e aveva commentato dicendo appunto che ci sono fin troppi, ci abituiamo talmente tanto in questo periodo purtroppo a questi attentati terroristici che entrano a far parte del nostro vissuto, ma nessuno racconta poi quello che succede alle vittime, a chi rimane e non ha più niente. Il film In the Fade racconta proprio questo. Nel frattempo, non so come vedete in questa carta stagnola qui, è bellissima questa installazione. All they need in this world is fresh water and cold moonlight to charge their rectoskeletons. They're out there every night. Oggi abbiamo visto anche il film che chiude la Semaine de la Critique, che è una delle sezioni parallele qui al Festival di Cannes. Il film in questione era Bricks with Beer, presentato già al Sundance Film Festival. E abbiamo intervistato sia il regista che il protagonista, che Greg Kinnear. Le interviste le trovate nel link all'interno dell'articolo in cui è contenuto questo video, e qui vi facciamo vedere un estratto. Maybe next movie. I did not make it to Venice, yeah. I would love to go to all these places. Will you take us there? If you want. Okay, let's go see that our film is being translated to another country's language. Yeah. It's just like a... Yeah, types of people. People of all walks of life might get a chance to see it. Yeah, we are really excited to share it with not just our country, but to share it with the world. And this is such a special place to start that process. And I suddenly have this Lord's voice like down here, and it's great. But I don't know. It's impossible for me to know how the translation is. You always kind of watch it, going, is this being done the way that I thought I did it? Giunta alle ultime battute di questo Festival di Cannes, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dalla Croisette su Mondo Fox e sui nostri canali social. Ciao amici di Mondo Fox, la 70esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa, i vincitori li trovate all'interno dell'articolo, invece in questo video vi voglio raccontare i nostri 5 momenti più importanti, più divertenti, più particolari di questa edizione. Il primo è sicuramente in ordine cronologico lo scandalo, tra virgolette, che si è creato fra il festival e Netflix. Ve ne abbiamo parlato nei video diari dalla Croisette. Fondamentalmente dalla prossima edizione, quindi dalla 71esima edizione, i film per partecipare in concorso dovranno avere una distribuzione in Francia, nelle sale cinematografiche, almeno in Francia.
Per quale motivo? Perché due dei titoli che sono stati selezionati per questa 70esima edizione, ovvero Okja e The Meyerowitz Stories di Noam Baumbach, sono stati prodotti da Netflix e arriveranno solamente sulla piattaforma di streaming on demand, e quindi questo ha generato non pochi problemi, diatribe, ve ne abbiamo parlato, e questo è uno degli argomenti caldi di questo festival. Il secondo è sicuramente Twin Peaks, perché lo attendevamo tantissimo, erano solo 25 anni in fondo che aspettavamo la terza stagione. David Lynch ha deciso di girarla e di presentarla qui al Festival di Cannes, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto all'anteprima in America, che è stata il 21 maggio. Infatti qui al festival è arrivata il 25. Però collegata a questo arriva il nostro terzo momento più importante di questa manifestazione, sono state le lacrime di David Lynch, ovvero la commozione che ha provato quando al termine della proiezione dei primi due episodi della terza stagione di Twin Peaks il pubblico è scoppiato in un applauso fragoroso e lui a stento ha trattenuto le lacrime, e poi soprattutto ha tenuto a precisare qualcosa che i giornalisti avevano un po' travisato in questi ultimi mesi, ovvero lui non ha detto che non tornerà più al cinema. Ci sta pensando probabilmente, quindi vedremo se in futuro, magari proprio a una delle prossime edizioni del Festival di Cannes, presenterà un film e non una serie TV. Altro momento molto divertente è stato quando Will Smith e i membri della giuria hanno ballato sul Monte dei Marci, quello che vedete alle mie spalle, per il red carpet, hanno ballato sulle note di Gary G. Gregory. Come dicevamo, in questa classifica non stiamo considerando i film più belli che abbiamo visto, quelli sono raccolti tutti all'interno dell'articolo insieme ai premiati di questa 70esima edizione. Un altro evento che ci è piaciuto tantissimo e che rientra nei nostri momenti più divertenti e più particolari qui al Festival di Cannes, la festa del film di John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. Titolo lunghissimo e film molto accattivante, molto particolare, ma la particolarità qual è stata? Che rispetto a tutte le altre feste della Croisette, in cui il glamour è la cosa più importante di tutti, qui ci siamo divertiti e scatenati tantissimo perché è stato un vero e proprio concerto punk con la band presente anche all'interno del film. Questo è un mini recap, 5 momenti più divertenti, significativi e particolari di questa 70esima edizione del Festival di Cannes. Noi ci vediamo al prossimo festival, voi continuate a seguirci su Mondo Fox e sui nostri canali social.